Ah! 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 Salve, come va, gente? Perché ma... non lo so, non sapevo come mettere un titolo. Ah, anche a te, grazie mille, grazie mille. Come va, gente? Oggi Isaac. È strano giocare ieri Cult of the Lamb e oggi giocare Isaac, onestamente, però... va bene. Va benissimo. Passiamo da Cult of the Lamb, che per adesso è molto semplice, a... Isaac è un casino incredibile. Ti piace Demon Slayer? Non l'ho mai letto. Ne hai guardato l'anime? Non ho tanto interesse a farlo. Edoaz, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta, benvenuto. Ci sta una un'analisi da esperto sulle differenze di design. Le grandi differenze tra Cult of the Lamb e The Binding of Isaac derivano principalmente dal fatto che uno è un roguelike e l'altro roguelite. Uno con la K, uno con la T. Un po' diverse le cose. E credo anche la filosofia del gioco è diversa, ma con altre cose. Non ho occupato iniziare la live di ieri, ho detto se proverai il gioco nuovo di Kirby. Penso proprio di sì. Ho interesse a provarlo, il nuovo gioco di Kirby. Sembra carino. Ma ti piacerebbe portare Dark Souls? No, mai portato. Non mi piacciono i giochi di quella serie. Non mi interessano. Col Cult of the Lamb poi penso abbia una fine. Sì. Anche Hades c'aveva una fine in parte. Dipende con come è gestita e cosa fanno. Perché nella sezione About Grave c'è scritto Gravir streamer just chatting special events Xenoblade 3? Perché Xeno? Non lo so, decide Twitch in automatico cosa metterla in fondo. E per qualche motivo ha scelto Xenoblade 3. Probabilmente perché quando ho iniziato una live, l'ho iniziata, visto che quella di Xenoblade era, abbiamo dovuto rinviarla a mezzo. Probabilmente ho iniziato la live con come categoria Xenoblade 3 e quindi l'ha messo come descrizione del canale. È l'unica cosa che posso pensare, non ho idea. Zaleb Zak, grazie, abbonamento per la prima volta, thank you. Benvenuto anche a te. A meno oggi non ci sono alberi che laggano, esatto. Questo è il lato positivo di The Binding of Isaac per adesso. The Binding of Isaac è ancora un gioco migliore perché non va a scatti, non mi fa morire tutto. Non mi fa implodere ogni cosa. Oh, ho messo questo qua. Tempo di perdere 250.000 bacche o vincere 2.000, let's go. Nice. Ottima cosa. A te piove? Da me... oggi ha piovuto per la prima volta da 2 mesi ed ha piovuto per un incredibile 2 minuti. Non male, no? Pazzesco. Ho sentito che pioveva, sono andato alla finestra a guardare e ho detto: ah, finalmente piove, non devo dare l'acqua alle piante, nice. Sono andato in bagno, ho fatto la pipì, sono alzato e non stava già più piovendo. Cipi, grazie abbonamento con Prime per 2 mesi prima di legno. Thank you. Da me piove ogni volta, sto guardando la live in questi giorni. Da noi sono 2 ore che piove, da me no, da me non arriva a piovere. Il fatto è che in passato ha anche piovuto a Firenze, ma non ha piovuto qua a casa mia. C'è tipo una bolla... come si dice di tempo? Mi viene da dire weather ball come se fosse... minchia, One Piece. C'è una bolla... una bolla attorno a casa mia che non fa piovere, non so perché. Atmosferica, thank you. Thank you. Atmosferica, va bene. Mi viene da dire dal tempo perché di solito per... si utilizza anche il termine tempo per il per l'atmosfera, però anche lì l'atmosfera non è corretto. Weather è più utile come parola in inglese perché non ci fa confusione. Fua. Abbiamo le bustine di Ago Coso e Negative Friend.
una bustina del 25° anniversario giapponese. È da me una settimana che la mattina fanno 30 gradi e il pomeriggio diluvia. Da me è scesa la temperatura. Si sta molto meglio adesso da me. Infatti, per adesso non posso ancora aprire le finestre per far tenere questa stanza fredda. Perché con tutto acceso, io che mi muovo e tutto, ci viene troppo caldo altrimenti. Non devo girare, giusto? Ah, fuck. Devo stare davanti. Devo comunque ancora adesso tenere il condizionatore acceso, se no morirei di caldo. Ma... quella... le reverse strane. Ma di norma adesso posso tenere la finestra aperta la sera. Ci sono state un buon 2-3 settimane in cui non potevo neanche tenere la finestra aperta da quanto caldo faceva. Che non è una cosa normale per qua, eh. Altri anni passavo, credo, massimo 1-2 giorni a non poter tenere la finestra aperta la sera perché faceva troppo caldo. Quest'anno ho passato 3 settimane così. Faceva molto più caldo del normale. Quanti gradi? Giorno andava facilmente 40. Sera, non lo so, non controllavo, però faceva abbastanza caldo. Era caldo, abbastanza umido anche, faceva schifo. C'ho questo cazzo di cavo e va ovunque, vai per terra. Ma che è? Sono andato al mare, mi sono ammalato, il tempo era una merda, la maggior parte del tempo bella vacanza. Sì, ci sta. Io spero... è esploso sto pacchetto, cioè letteralmente esploso. Io spero che quando vado in vacanza io ci sia del tempo decente. E che non ci siano 95 gradi all'ombra. È il mio piano quando decido di andare in vacanza a fine agosto / inizio settembre. Così spero che non ci sia il tempo estremo. Lotta. Acqua, ok. Hai visto la nuova carta brutta di Ho-Ho? No. C'è la nuova carta brutta di Ho-Ho? Qual è? Cos'è? Ok. Ed è il nuovo set? Il 2021 da me per 3 giorni ha fatto di seguito 50 gradi. Beh, però. Da te a Dib, l'ho capito. Credo sia più comune come cosa. Questa è evoluzione Terra. 1, 2, 3, 4. Cosa ne pensi della nuova Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition? Molto bello. Erba. Sì. Dove l'ho messo il telefono? Fanno, ci manda una brutta carta di Ho-Ho. Vediamo. Perché è brutta? Perché è brutta? Era un esagerare per dire ah voilà che brutta carta. A me non piace Ho-Ho, è stranissimo. È meglio del 90% delle V. Secondo me. Fanno un mod confermato, esatto. Stregoncello limoncello. Grazie all'abbonamento che ho comprato per la prima volta. Thank you. Che Huawei hai? So anche se è un Huawei? Non me lo ricordo. B. Vediamo una V che chiaramente non è tanto bella quanto quella abbiamo appena visto. Acqua. Vaporeon. Attenzione. No, non ci può essere Vaporeon. In evoluzione Terra non c'è Vaporeon. Se non sbaglio. Geniale set. Che cazzo c'è di acqua in evoluzione? Non lo so. Bah! Glaceon. Giusto. Giusto senso. Sapevi che Vaporeon? Yes, lo sapevo che Vaporeon. Personalmente lo sapevo che Vaporeon. Mi fa sempre ridere che... ma perché acqua? Perché... non devo spiegarlo ogni volta. Ci metto... collegate. Ci vuole mezzo secondo per capirlo. Mi fa sempre ridere che in evoluzione Terra non c'è Vaporeon, Jolteon e Flareon. Che cazzo hanno deciso di mettere... come mettere le carte nel set evoluzione Terra? Sono dei cretini. Di Ago Coso.
Glace è un'acqua, non è ghiaccio? Pensaci un attimo. Pensaci un attimo. Arriverai la risposta. Facciamo la busta di negative friend. Prima o poi sbaglierai a scrivere la direttamente sulla carta. Non credo, perché è molto riconoscibile al tatto cosa è cosa. Codice di Pokémon Go. Non so neanche se potete utilizzarlo, visto che è giapponese, però nel caso utilizzatelo. Sì, chiaramente troviamo l'alternative di Mewtwo qua dentro, non ho dubbi al riguardo. Qua devo azzeccare la carta. Non, forse avrei detto Electro. Potrei averlo detto Electro stavolta. Magikarp ma potente, grazie all'abbonamento con Prime. Per la prima volta, benvenuto, thank you. Magikarp ma potente. Oh, uscì la leggenda! Si è realizzata! Incredibile! Era davvero Magikarp! Ed era davvero potente, back to back V. Erba di Pokémon Go, non mi ricordo se c'è in Pokémon Go perché ho sempre queste tre carte consecutive. Ah, no, no. Ah, c'è Exeggutor, giusto, c'è Exeggutor. Ma fa sempre questa nostra carta qua. È più bella questa roba rispetto alla promo, secondo me. Perché abbiamo pure visto la premio di Exeggutor V di Pokémon Go ed è più bella quella base. Comunque, per chi se lo chiesse sin da prima, non esiste il tipo ghiaccio nelle carte Pokémon. Molto semplice. Molto, molto semplice. Perché non c'è, quello non lo so. Negative friend. Dovrebbero mettere tutti i tipi nelle carte perché roccia, terra e lotta sono lo stesso tipo. Forse anche per bilanciare il gioco, non ho idea come è gestito. Ci sarà anche un motivo a livello di gioco di carte stesso. Dove avere meno tipi probabilmente rende tutto più semplice. Perché sennò sarebbe tipo Magic, ma invece di avere 5 tipi di terre ne 47 e sarebbe un po' tanto. Probabilmente hanno un pochino voluto semplificare. Avranno avuto le buone ragioni. Stessa cosa che vi potrei chiedere io. Perché esiste il tipo terra e il tipo roccia in Pokémon? Non potevano unirli in una e basta? Secondo me potevano. No tipo ghiaccio, no tipo terra, no tipo coleottero. Acqua funziona. Acqua, diciamo, prende sia acqua che ghiaccio. Erba prende sia erba che coleottero. Lotta prende lotta, roccia, terra. Psico prende psico, spettro, folletto. Buio prende buio. Acciaio prende acciaio. Fuoco prende fuoco. Elettro prende elettro. Drago esiste, ma non c'è sempre. Però c'è drago. Esiste anche folletto alcune volte. Sto mancando qualche tipo. Volante normale. Normale. Psico prende pure veleno, giusto? Si è dimenticato di qualche tipo strano. Non ho messo i punti. Iremberg. 167. Drago c'è stato per due espansioni. C'è anche adesso Drago, eh? È ancora presente, semplicemente che non esiste l'energia Drago. Ovviamente è un solo tipo, quindi che deve li dotti tutti. Grave scusa, 18 anni giusto? Sì, ho 18 anni. Ho avuto 18 anni. Bisogna prenderli entrambi, scalate violetto? No, come ogni gioco Pokémon mai uscito fino adesso, non c'è bisogno di comprarli entrambi. Prendi quello che ti preferisci. No, il fuoco l'ho detto. Esiste una copia fisica di Cult of the Lamb? Essendo un gioco indie, non credo. Di solito le copie fisiche dei giochi indie vengono fatte molto molto dopo la release, se il gioco ha incredibile successo. Quindi probabilmente per adesso dire che non credo ci sia.
Fatemi accendere Isaac. Attento con l'esame della patente, allora, sì, ci devo stare attento all'esame della patente. 120 ore. Pretty good. Pretty good. Buio, l'ho già detto. Non vedo l'ora di godermi la ricca natura di Scarlatto. Ah, no, ho scelto le parole sbagliate lì, Nemmeno Hollow Knight ha una copia fisica se non era. Hollow Knight ha una copia fisica, sì. Ce l'ho, è là. Posso confermare perché ce l'ho, è lì, letteralmente. Allora. The boy repentance. Dovrei fare anche le challenge prima o poi per sbloccare roba. C'è qualcosa di importante che dovrei sbloccare attraverso le challenge? Si vede che non gioco molto le challenge. È Afterbot Plus che non le gioco. C'è qualcosa di importante che dovrei sbloccare qua? Niente Cult of the Lamb. L'abbiamo portato domani e portiamo domenica. C'è qui delle challenge ancora bloccate. Birthright. C'è Birthright a sbloccare qua dentro? Non saprei in cosa. La sight se non ce l'hai. La sight ce l'ho. Sì, 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 vabbè. Parlo di roba di Repentance, non del gioco base. Il gioco base l'ho fatto. Il gioco base l'ho fatto. Comunque, anche oggi facciamo personaggi base random e facciamo uno dei finali possibili. Quindi o The Mother o The Beast in base ai casi. Vorrei fare The Mother oggi, cioè The Beast oggi se possibile, visto che abbiamo fatto due volte in seguito The Mother la scorsa volta. Anzi, dovevamo fare due volte in seguito The Mother la scorsa volta, ma poi i piani non sono andati esattamente come volevamo. Vincerà la run. Ok, secondo me stavolta ho voluto aggiungere la terza opzione. Va bene. No, lo uccido un nemico, sì, first try, no, suicida. Minchia, non suicida è molto specifico. Drioxa! Grazie all'abbonamento a Comprime per 5 mesi. Thank you. Suicida però vuol dire che non mi deve colpire un nemico. Devo uccidermi in qualche modo strano. E devo morire non in combattimento? I don't know. Dipende quali sono le decisioni arbitrarie di Psychonauts. Gran con Eden Predict. Eden c'è una cosa a fare ancora, vero? Sembrava di sì. L'ho visto. Mi andrà benissimo un Eden adesso. Mi piace Eden come personaggio. A 39 ti sblocca una spada. Isaac's Awakening. Ah sì, perché è il la cosa simile a Link's Awakening. Giusto, giusto, giusto. Significa che se muori prima boom che butti tutti sei suicidato. Che se in una stanza vuota e piena vale solo chi dà il colpo di grazia. Ok, sure. Birthright è il miglior oggetto secondo la community. Perché lo scrivete così male? Puoi sbloccarlo Birthright. Ok, finito il pronostico. Yeah. Sempre un casino però leggerlo così. 172.000 bacche sulla mia vittoria, 92.000 bacche sulla mia sconfitta e 7.000 bacche sul mio suicidio. Ok, va bene. Dammi un The Lost. No, Bethany, possiamo fare il finale che vogliamo. È uno di pochi personaggi con cui ho ancora fatto pochissimo. Ho fatto una singola run con Bethany letteralmente. Quindi non mi ricordo un cazzo come funzioni lei. Se non sbaglio devo utilizzare l'oggetto in alto a sinistra per crearmi le cose che girano intorno, giusto? E non posso avere cuori blu? Ah no, sì, mi devo creare le cose che girano intorno e sparano. Ok. Devo utilizzarle anche il più in fretta possibile per avere più questi qua. Ok. Credo di ricordarmi in circa come funziona, e andrebbe essere troppo difficile. Ok. Grande stanza per iniziare. Vediamo adesso allora cosa fare, visto che
Non siamo obbligati a fare The Mother o The Beast, visto che è un personaggio di cui ho ancora molto da fare. Dipende in che condizioni siamo. Se siamo OP sin dal primo piano, possiamo puntare a Mega Satana o a The Mother o a cazzo che me ne frega, scusa. Vediamo cosa incontriamo. Ecco cosa inizia, 2.7 di ratio, 3.5 di danno, quindi molto nella media, e 3 cuori. Molto molto nella media. Uno Steam Sale. Non mi dispiacerebbe poterlo comprare, se possibile. Potrei mettere una bomba a cotta, ne ho un sacco di soldi. E se ne ho un'altra posso metterla anche accanto alla donation machine e avere la chance abbastanza assicurata di poter comprare quello. Non è una brutta cosa, però adesso dobbiamo sperare una seconda bomba. No, dai, non mi avevi preso la fiammella. Sei un mentiroso. Menti tantissimo. Non mi ha dato nulla. Mamma's contact. Più range, let's go. Pog, più range. Posso petrificare anche i nemici, però Pog, più range. Diciamo che quella è la cosa buona. Mentiroso cittadino. Mentiroso si dice. Una monetina, va bene però. Raffresco comunque delle bombe. Che cacchio, proprio andata in quella direzione lì, bastarde. Vedi, spento un'altra fiammella. E che cazzo. Dammi la bomba. Zawardo, ok, non credo sia adatto a questo piano qua. Devo utilizzare il prossimo piano. Mentirosa e bugiante spagnola, se non ero. Sì, infatti. L'ho detto che studizzo. Non vi ho detto dove. Bellissima prima stanza, mamma mia. Bellissimo primo boss. Assolutamente fattibile. Per niente complesso un combattimento del genere, eh. Per niente complesso. Assolutamente logico e sensato. Grazie di aver reso le partite così semplici, creatore di The Binding of Isaac. Mamma mia. Proprio una cosa normale per essere il primo piano, porca vacca. Non potrebbero fare in modo che il boss del primo piano nel basement 1... Guarda che sto giocando in hard tecnicamente, però giocare in normal nessuno lo fa perché non serve a niente. Non potrebbero fare in modo che il boss del primo piano non possa avere dei minion né avere un modifier da champion? Perché mi sembra un po' troppo. Un po' esagerata come cosa. Inizio a giocare oggi The Binding of Isaac. Questo qua è il mio primo boss. What the fuck? Piango. Crack Jax. Dammi un trinket figo. Ok, sì, sure. Vabbè. Non è utilissimo, va bene. Allora, quale sarebbe il metodo migliore per ottenere abbastanza soldi per comprare Steam Sale? Visto abbiamo soltanto una bomba. Sarebbe meglio dalle rocce o sarebbe meglio dalla donation machine? Perché vorrei comprare lo Steam Sale. Ok. Ma la Champions sblocchi dopo un po'. Vabbè, comunque. Penso una persona che gioca il gioco da 20 ore si ritrova un combattente del genere. Comunque la morte. Non so di media quanto possono dare le rocce di soldi. In ogni caso fare le rocce per la semplice ragione che abbiamo comunque, se proprio ne abbiamo bisogno in futuro, chance di utilizzare la donation machine. Posso poi utilizzare 3 monete per comprare questa. Nel caso facciamo così. Spero che le rocce bastino. Nel caso ci compriamo una bomba in più. Non bastano. Potevo mandarmi un nickel o qualcosa del genere. Posso comprarmi la bomba e vedere. Dovrebbe bastare la donation machine a quel punto. Chiaramente basta. Ci sta. Siamo già allevati a Donation Machine, ma ci sta. Posso comprare il cuore blu, ma non mi servirebbe a troppo. Potato Pillar non direi di interessarmene troppo. Una carica ora come ora. E
Vabbè, vabbè. Se mi tengo le monete per i prossimi piani, possono servire ad altro. La Crescent Room ha senso controllarla? Sì, dai. Sangue in bond. Non troppo utile, ma meglio che niente, dai. Non penso lo utilizzeremo. Tanto qua, fino a che... ma non potremo mai ottenere dei cuori blu, quindi... possiamo tecnicamente passare attraverso le Cursed Room quando... non siamo... ok, non possiamo andare nella strada dei Demoder. Quando non siamo... perso il... cosa stavo dicendo, perché mi sono... stavo morendo dentro. Planetarium! Ah! Huh. Beh, che culo. 2% di chance beccato. Nice. Speriamo mi dia delle cazzo di chiavi. Che culo, eh. Prima o poi deve succedere comunque facendo così tante run. È normale. A livello di probabilità prima o poi succede. Ok. Il planetario è solo di Repentance? Yes, solo di Repentance. Ora devo sperare di ottenere abbastanza chiavi però. Cosa che non è detta. Un po' di fortuna mi piacerebbe per aumentare la chance di sparare le lacrime pietrificanti. Addio patto. Perfetto. Al massimo controlli lo shop e le chiavi. Sì, ignoriamo il fatto che per entrare nello shop servono chiavi. È normale, è sempre lui dopo che non ha mai trovato rock bottom. Ci sono meno chance di trovare rock bottom che di trovare quello. Quindi ci sta, onestamente. Dai, facciamo un altro. Se cerchiamo di fare un pochino più danni, non voglio che si ripeta troppo spesso quella cosa successa prima. Mars o Terra? Mars, dash by double tapping. Ah, Mars abbiamo già trovato, non mi fa impazzire. Non funziona neanche bene per Bethany. Terra, damage up, replace the steers with rocks. They deal variable damage, can destroy obstacles, increased knockback. Sì, direi terra. Direi terra. Diventiamo completamente fatti di roccia. Carino. È quello che, se non sbaglio, ha tolto mio fratello, giusto? Era quello che aveva sbloccato lui. Non so se così ho bombe infinite o meno. Non ho idea se funziona così semplice oppure no. Però ci posso spaccare pure le porte? Sì. Ok. Oh, grazie. Molto gentile. Interessante. Questo non è il massimo. Abbiamo Dottor Fetus, ma senza tutti i lati negativi di Dottor Fetus. Quindi... good. Dai anche dei cuori. Mi tornerebbero comodi ora come ora. Altra chiave, perfetto. Mi servono le chiavi. Spacco più rocce possibile nella speranza di trovare anche un crawl space o roba del genere. Non mi ricordo se assicurato ce ne sia uno per piano. Non mi sembra. Ma nel caso. Salve, benvenuto. Abbiamo 5 di danno ora. Siamo boom e finite. Siamo in buone condizioni. Se non per il puntito, siamo in buone condizioni. Freezer baby. Va bene. Volentieri, freezer baby. Può tornare utile. Vabbè, ragazzi, arredo con 24 tanti, difendete! Stiamo giocando The Binding of Isaac, pensi, ma ho appena iniziato una run. E sta andando abbastanza bene, ho ottenuto un planetario senza meritarmelo, tra virgolette, quindi perché no, sta andando bene. Anche se spenderò un'ora per spaccare ogni singola roccia del gioco, quello è un altro discorso. Perché non si spaccano ogni singola volta appena le tocco?
Quella volta ci voglio più di un colpo. Lui aveva trovato tuo fratello. Mio fratello aveva trovato più di una... di un planetario nella sua run, se non ricordo male. Ok, cuore rosso va benissimo. Ne avevo bisogno. Potevamo ottenere dei cuori blu per caricarci più in fretta l'oggetto, ma... va benissimo anche questo. Salve, salve, salve. Ok. Adesso avremo... grazie. Adesso avremo bisogno di... un po' di ratio. Ma cosa ci manca ora come ora è del ratio. E un minimo anche di shot speed, penso. Chest, 50-50 chance to spawn extra pickups or an enemy fly. Non mi fa impazzire come cosa. Pillola, non può essere bad trip perché l'abbiamo già trovato. What makes you larger? Le pillole non ci stanno andando troppo bene in questa run qua per adesso. Non troppo bene. Non può essere super secret qua. Là. Probabilmente là. Come cazzo faccio a colpirti? Beh, devo andare a recuperare. Devo andare a recuperare. Ma perché è andata con Bethany normale? Perché non ho mai utilizzato Bethany normale. Ho utilizzato più spesso Bethany tainted che Bethany normale. Immagino ratio. Ah, fuck. Mi ha preso come? Che incubo per aprirlo così. Posso aprirlo con questo? No, mi serve forza una bomba. Ok. Buono sapersi. Non l'avevo ancora testata sta cosa qua. Temperance. Meglio di più in art. Allora, la stanza super segreta può essere. Con quell'oggetto lì per avere più effetti oggettivi. Sì, sì, lo so, non ricordo. Può essere. Qua sopra. Non lo è. Può essere nella Cursed Room. Non so se può spawnare nel planetario. Controlliamo. Ok, non è nel planetario. Può essere nella Cursed Room. Nel negozio. Secondo me è nel negozio. O nella treasure. Ok. Stanza sotto destra dello shop al lato. Se non sbaglio ho già controllato la tutta destra. Credo, come controllo, però se non l'ho già controllato. Astrid, grazie al abbonamento con Prime per 41 mesi. Buonasera, capisco che è estate, però non c'è bisogno di tagliarsi così tanto i capelli. No, invece ce n'è bisogno, secondo me. Era qua, pensavo che l'avevo già controllato, per questo stavo dicendo. Ok. Per questo stavo controllando in punti strani. Perché ho convinto che avevo già controllato quelli. Duke of Flies. Dai danni. Dai danni. Abbiamo pure avuto culo con questo. Sia Cat of Nine Tails che ottimo, sia patto. Il che non è il patto che volevo. E non ho bombe purtroppo, quindi non posso neanche attivare la statua che mi serviva. Ma sono cuori in più che servono a lei, quindi va bene. E non posso attivarti purtroppo, no. Non ho bombe, quindi non posso neanche attivarlo. Ci starebbe fare Mega Satana, però non posso ora come ora. Perché non me lo fa attivare. Un po' una fregatura. Non abbiamo chiavi per entrare nel negozio. Controllo la... la Cursed. Credo sia il boss piece del gioco. No, Duke of Flies, se non hai danno, ma proprio zero danno e zero rateo, dura 40 ore come boss fight in quanto... grazie alla bomba. In quanto... ti... non riesci a uccidergli le moschine. E mi è già successo in passato come cosa. Con una bomba cosa posso fare?
Posso spaccare la cesta e sperare che dentro la cesta sia una chiave. Non c'è una chiave. 0,5 chance to reveal a crawl space when breaking rocks. È meglio? Sì, è meglio. 0,5 chance è letteralmente infinitesimale, però è meglio. Peccato, non c'è andata bene. Quanti cuori ho? Ancora due. Non mi ricordo se facesse questo qua. Non so ancora cosa faccia questo qua. Cosa mi ha dato? Non ho idea. Mi ha dato un soul art. Ah, ok. Ah, ci sta. Adesso scende. Non facciamo di sicuro The Mother a questo punto qua. Non potevamo, tra virgolette. Cioè, potevamo, ma dovevamo fare delle cose super rischiose, assolutamente illogiche, per poterlo fare, quindi va bene così ora come ora. Non ho bisogno di risorse, quindi sì. Che cazzo, mi ha spaccato subito. Cagare, lo sapevo. Era in un punto di merda. Nessuno di due mi ha dato chiavi. Va a cagare, chest di merda. Non potevo andare a avere chiavi con le due chest lì. Non mi ha dato chiavi. Me l'ho lasciata a secco. E addio, addio fiammelle. Avete servito bene per quelle mezza stanze in cui vi ho tenuto attive. Aspetta che sta partita poche chiavi, poche bombe. Per fortuna che abbiamo ottenuto terra, se no saremmo stati nella merda qua. Potevamo sfruttare letteralmente zero cose, ora come ora. Liberty Cap. Vediamo cosa c'è nel crawl space. È un black market o è un crawl space base? È un crawl space base. Deadpool non è niente di incredibile, però lo prendiamo. Non abbiamo motivo di non prenderlo, però è abbastanza inutile. Mi vorrei tenere il trinket per il crawl space, visto che 0,5% di chance è basso, ma visto che spacchiamo centinaia di rocce, non è così infinitesimale in fin dei conti. È una stanza segreta qua. Ok. Penso che sia meglio. Ma da quanto tempo non fai una run con Isaac? Con Isaac base? Abbastanza. Visto che stiamo giocando con i personaggi Tainted da un po'. Però di base è il personaggio più utilizzato in assoluto di tutto Isaac, quindi non è che mi manchi troppo. Visto che l'ho già fatto infinite volte. Wheel of Fortune. Meglio Wheel of Fortune, cambia poco onestamente. Ho tre chiavi, va bene. Vaffanculo. Nye. Preferisco il taser. Lo stud finder, non cacchio, sennò. Io Isaac che prima ho fatto a 100%. Isaac è ottimo come personaggio, è super forte. Che cazzo. Parte con il D6. È super super utile lui. Ah, non ha nessun lato negativo. Parte con il D6 delle caratteristiche medie. Va più che bene. Non è Azir che parte con Brimstone e vola, ma è comunque buono. È anche uno dei più divertenti per questa stagione qua. Once per room and damage down to half heart, you gain one soul out. Doesn't trigger from donation effects. Eh.
Non mi serve a nulla perché non posso neanche ottenere cuori blu. Non serve proprio a niente. Parte con il D6, Isaac base? Sì, glielo devi sbloccare, ma lui parte con il D6. Ah, non c'è senza segreta, strano. Grazie della chiave. Molto gentile. Me lo sblocchi? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Mi ricordo una cosa strana. Non mi sembrava fosse semplice sbloccarglielo. No! Shot speed up. Yeah. Yeah. Sconfiggendo con Blue Baby Isaac. Ah, ok, non è troppo difficile allora. Ricordavo qualcosa di più complesso. Devo spaccare tutti i funghi nella speranza di un Magic Mushroom, ma credo che sarà difficile comunque qualcosa. Ok, per una volta possiamo controllare anche il negozio. Continua a perdere fiammelle, ma va bene. Cioè, questo qua mi dà short speed up volendo. La red candle è utile con questo? Single room wisp red flame tears. Forse è meglio, I don't know. Non so se combina bene con il libro. Oh, di short speed up mi torna comodo. Vediamo. Scompare però tra una stanza e l'altra. Non posso caricarlo più volte. Quindi nel caso contro boss lunghi è meglio, ma per entrare in una stanza nuova tecnicamente è peggio. Però contemporaneamente posso anche avere la red candle. Non è male. Non è male secondo me. Perché la red candle è buona. Non è la blue candle, ma è buona. Sul serio mi ha preso da quel range. Sure. Sarà molto difficile essere un patto. Purtroppo. Anzi che non trovo mai un cazzo io. Ok, va bene. Contiamo come boss. Te, salve. Dicevi di fare la tua conoscenza. Ok. Va bene. Sei da poco. Controlliamo la cursed. Metti di avere istinti suicidi. Come se fossi stato vicino alla morte. Non va male nemmeno con la vita, dai. Avremo bisogno di altro, però, secondo me, ora come ora. Altre pillole. Pretty fly, ottima. Speed up, va benissimo. Potevo lasciare per terra la Wheel of Fortune, ma non l'ho fatto. Ho adesso una chiave per aprire la chest qua in basso e poi possiamo lasciare il piano. Se muoio per suicidio c'è un guadagno per 35, già senso. Sì, non ci siamo vicini. Ok, lead pencil. Perché no, ne avevo bisogno. Ottimo. Era un bel po' che non avevo una run con lead pencil.
Fatto bene a ricordarmelo e tornare a controllare, eh? Fatto bene. C'è altro, sì. Lore More, grazie, abbonamento con Prime per la prima volta, benvenuto. Lore More, credo, non lo so. Vorrei avere dei patti con gli angeli, perché vorrei comunque puntare a Mega Satana nel caso, perché con quelli possiamo fare più checkmark possibili. Sarebbe la cosa migliore. Però con il fatto che non abbiamo cuori blu è un po' difficile, perché dobbiamo evitare di essere colpiti da tutto per un intero piano. Che non è il massimo. Va bene. Prendo doppio di danni, ma va bene per adesso. No! Cavacca. Eo. Che sfiga. Era letteralmente la stanza che non ci doveva capitare. Ma fammi battere! Era letteralmente la stanza che non ci doveva capitare. Perché non ci potevo fare un cazzo lì. Subito verso il patto, ho preso 4 danni in quella stanza, mio dio. Ok. Fa meno danni di quanto ricordassi la candela rossa, comunque. Ricordavo che shottasse i nemici inizio run. A quanto pare lo fa soltanto la candela blu. Yeah. Dammi un magic mushroom. Dammi un magic mushroom. Range down. X-Lux. Dammi magic mushroom. Shot speed up, speed down. Non sono un grande fan di questo trade, onestamente. Non credo che sia un buon trade. Oh, ok. Niente patto, niente negozio nel quale possiamo spendere i nostri soldi. Va bene. Che era un peccato, ma va bene. Adesso abbiamo serio bisogno di un upgrade alla velocità. C'è posto da velocità di tipo 0,3, perché è tantissimo. Questo perché era una pillola da cavallo, però. Cavacca. Non è buono. Abbiamo anche trovato tutto, ok. Ancora niente. Ok, mi ha fatto prima al boss di trovare la stanza. Che non è buonissimo, ma va bene. Voglio la stanza del tesoro, come on. Come on, stanza del tesoro. Check lo shop, l'abbiamo già fatto. C'era grid dentro. Super secret, ok. Ovviamente quando non hai bisogno di cuori blu ti danno cuori blu. Quando hai bisogno di cuori rossi ti danno cuori blu. Chiaramente. Thank you. Non lo posso adesso. Prima disastroso. Si è andato male. Non ho ancora la stanza del tesoro. Tra l'altro. Non
potevo scansare sul troppo lento. Basta cazzo. Basta upgrade punti vita. Non ho bisogno. Skip treasure per il planetario. Ho già trovato il planetario. Basta. Non ho bisogno di così tanti punti vita. Darkwing, grazie all'abbonamento con Prime per 9 mesi. Il pomodoro. Anche se non ho potuto partecipare al pronostico, questa sembra un'ottima build con ottime stat. Non dico che è vinta, è molto buona per mid-end game. Ci manca della roba, però è buona, sì. Però come ora abbiamo sempre bisogno di velocità. Ok. Speriamo in lui. Gli altri non è che possano fare molto. Posso dire una cosa sulla mecha? Ho in frigo carne che scade da agosto. Agosto mi sembra normale. Che scade ad ottobre, non agosto, sorry. Ah, ok, quella fa molta differenza. Mi prendi per il culo. Dai anche al bagger elettrico. Con la red candle non serve molto avere più cariche. Ovviamente esplode proprio quello lì, esattamente quello accanto a me. Grazie mille gioco. Molto gentile. The Hierophant, mamma mia, c'è proprio bisogno, grazie mille. Ok, va bene. Eden's Blessing è figo. Va più che bene. Prossima run iniziamo con qualcosa di random. È sempre una figata, Eden's Blessing. Data è buono. Questo è nuovo come trinket, ma non l'ho mai utilizzato. Però stiamo davvero sfruttando super bene il nostro trinket ora come ora. Quindi mi piacerebbe tenere questo. Anche se quello è interessante, è nuovo. Quanti cuori ci sono in giro? Zero. Merda, ce ne sono zero. Che palle. Devi duplicare Dance Blessing. Come? Non ho niente per duplicare. Yeah! Ne avevo bisogno. Grazie mille. Te sei nuovo. I'm drowsy. Lo speed up ne valsa un sacco la pena. Che cazzo di stanza è? In Sacrifice Time. Non c'è ancora mai spawnata la Sacrifice, quindi direi di no. Mi piacerebbe utilizzarla, però non c'è ancora spawnata una singola volta. Posso spaccarla anche con questo. Carino. Grazie del cuore, tra l'altro. Molto apprezzato. Cross of the Lost. Fastidioso, ma va bene. Ok. Volevo solo uccidere questi qua perché non mi facessero danni quando ripasso in questa stanza. Peccato non posso prenderlo. Se trovo una carta con Hanged Man la utilizziamo chiaramente qua.
Adesso però non c'ho molte opzioni lì. Cattivella sta stanza, eh? Cattivella. Ok. Che cazzo, non t'ho visto che eri lì. Ho distrutto i nemici davanti a me. No, ho visto che hai un mega laserone della morte. The Chariot. Addio chance del patto. Ho gente patti. Con lei è difficile fare patti se non c'è qualcosa di super OP che distrugge tutta la stanza in mezzo secondo. Mi giocava super bene, avere delle stanze fratamente facili. Basta spanare. Stai buttando dentro un po' troppa roba. Dovresti smetterla. Controllati. Come fare a pagare il child support per tutti loro? Strength è meglio. L'effetto proprio lì. Ok, un'altra. Molte troll bomb in questa rampa, eh. Molte poche bombe normali. Ok. Cerco di controllare le rocce. Monete, mi fai comprare roba da un negozio stavolta? Prego, gioco, dammi. Dammi la chance di comprare roba dal negozio. Quanto fanno che esiste? Questi stanze segrete, incredibile. Ci trovo mai un cazzo in una stanza segreta. Guarda che ho trovato il wafer in una stanza random, però. Monete per money qua spago, giusto? Chiaramente, sì. Come sempre il nostro piano principale. Non so che non ci esce, in effetti. Mi sarebbe un bel money qua spago. Che non è un oggetto P, ma è molto buono. Non è OP perché se non c'è soldi non serve letteralmente un cazzo. Però è super utile se c'è 99 soldi. Puoi fare il mondo. Oh no, voi siete la variante peggiore. Grazie, un altro cuore blu, proprio quello che mi serviva. Ma non datemi cuori rossi, no, 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 non c'è un bisogno. Ok, qua siamo davanti al punto di partenza? Sì. Che cazzo, ha proprio spanato quello. Ed è esploso proprio quella fiammella che è rimasta per terra. È davvero successo proprio quello, eh. Un altro cuore blu, ma grazie mille gioco, eh. Un cuore nero, ma grazie mille gioco. È proprio quello di cui ho bisogno. Per fortuna che continui a darmeli. Sto utilizzando così tanto questi cuori blu. È incredibile. Sì. Ce l'ho già stato, no? Sì. Sembra di sì. Vado. Vado a destra. Crack of the Sky. Ok, questo potrebbe essere meglio rispetto a Red Candle. Forse avranno finalmente un utilizzo anche i cuori blu. Summon Beams of Light on Contact. Credo che mi lascerà le lacrime normali. Penso di sì. Credo sia un diretto upgrade di quello base. Basta. Quindi se vado qua. Quindi sto in una stanza con dei nemici. Possiamo fare così. E le lacrime sono leggermente un aspetto diverso, ma credo facciano la stessa cosa. Non credo cambia uno a livello pratico. Non moriva.
Ci serve la cacca dorata? Non troppo. L'ho trovato al negozio, non l'ho già trovato al negozio, no? Non c'è, non resta niente, ma controllo perché trovare la super secret così senza mappa né niente è già più difficile. Ah! Sacco di carica, utilizziamole. Diplopia. Funziona una singola volta però, eh. 2020 years double zero other wisps. Quindi se c'ho 6 wisp me ne crea 12. Purtroppo non ce ne ho tanti ora come ora. Se trovo cose utili lo posso utilizzare, però ora come ora non saprei. Posso prenderlo nel caso mi servisse. Utilizzerlo prima della fine del piano e poi torno a prendere la piuma. Sembra una cosa migliore. Se nel caso mai ho culo e sblocco comunque il patto con gli angeli o roba del genere, posso comunque utilizzarlo. Sembra una buona opzione. The Devil. No, mi piacerebbe tu. Se tu mi dessi Hanged Man. Sarebbe davvero molto carino da parte tua, ma vedo che non vuoi farlo. Ma in compenso mi dai 15 monete da un singolo coso. Va bene. Va bene. Ok, utile. Ok. Posh. Mostro 2. Cazzo. Stava andando in basso comunque l'istante lì. Il fatto che anche siamo leggermente più grandi del normale a causa di One Makes You Larger, faccio leggermente più fatica. Ok, l'avrei comunque preso qua al danno. Sono lanciato dentro il laser. Senza cagare. Non mi ha detto un cazzo. Sure. Raddoppiamolo. Va bene. Non fanno troppi danni, ma sono gigantesco come lacrime. Niente. Niente Hanged Man, niente del genere. Peccato. Ci speravo, non abbiamo ottenuto neanche un cazzo di cuore rosso in tutto il piano. Grazie mille gioco, sei molto gentile. Sei molto gentile gioco. Che cazzo? E dai. Perché non me ne dai? Cosa ti ho fatto di male? C'era una cursed room, vorrei comunque controllarla. Dov'era però? Beh. Ah, grazie, ma ho bisogno di un altro cuore nero. Mi si va proprio con Bethany un altro cuore nero. Se avessimo questa rana qua con un altro personaggio, secondo me sarebbe molto più forte rispetto a con Bethany. Bethany in questa zona ci sta leggermente tenendo indietro. Dov'era? Dov'era? Qua. Eccolo. Guppy's Tail. Volentieri. Perché no? A cosa si punta? Ancora non ho idea, perché a questo punto qua mi sembra impossibile fare Mega Satana. Possiamo andare di The Beast? Andiamo di The Beast? Abbiamo troppe opzioni. Siamo? Dank Depsun, ok.
Devo ricordarmi di prendere The Full se voglio fare The Beast. E potevi duplicare la coda. Non serve a niente però duplicare la coda, se non sbaglio. Non credo che faccia nessun effetto particolare. Ok. Abbiamo abbastanza sciolto. Cioè, perché o le nostre o sono The Beast, o è fare semplicemente... beh, questo ci rende tutto molto più semplice. O fare semplicemente The Lamb. Abbiamo troppissime opzioni. Spoon Banter, pretty good. Questo è abbastanza buono. L'ho detto che dovevo tenermi quel trinket lì. Sapevo sarebbe tornato utile. Ok, eccolo The Full. Già trovato. The Moon. Perché no? Ok. Fortuna. Beh, non è troppo fortuna. Abbiamo un oggetto che spacca rocce. Abbiamo preso l'oggetto che ci rende più probabile. Apritevi, vi prego. Abbiamo trovato l'oggetto che ci rende più probabile ottenere dei crawl spesso con le rocce. Quindi è normale. Era pianificato almeno. Judgment. Perché no? Fanculo, un demon bagger. Spero che non bagger base. Quella che mi giganti spacchi le rocce velocemente. No, non cambia nulla. Non facciamo più danni, semplicemente sono più grandi. Non penso faccia nessuna differenza. No, non lo fa. Qua immagino che dovrò sconfiggere molti più nemici del dovuto a causa di tutte le rocce. Tutti i teschi. Eh sì. Ok. The Hermit non mi serve. Posso uscire anche dalla boss fight però con The Hermit volendo. Ancient Recall, perché no? The Emperor, Judgment e Death. Prendiamoci Judgment. Di nuovo. Lo riutilizzo qua dentro nel... Non so se cambia qualcosa in base alla pool della stanza, però. Dammi un bag normale. Grazie. Il tavolo non mi serve nulla. The Stars mi serve a poco. Un cuore va bene. Ecco, stavolta se mi dai un sacco di cuori come la scorsa run sono contento. Va benissimo come cosa. Va benissimo. Le chiavi mancavano all'inizio run, non adesso. Vabbè. Quattro pillole. Saranno pillole buone? Shot speed up. Pillola nel mistero. E doveva essere al tap. Ci mancava ancora quella lì. Abbiamo trovato bad trip, ci doveva essere al tap. One Max Lager non ci interessa. Ok. IBS. After dealing enough damage, stop attacking to trigger a random tainted effect. Throw a random poop, create buffing creep, poison fart cloud, drop 5 live bombs. Non mi sembra un gank, credo che semplicemente mi limiti quello che posso fare. Credo, a un certo punto mi tiri fuori una cacca e devo lanciarla per forza. Non mi ispira troppo dalla descrizione. Non mi sembra un gank. Facciamo senza. Blocca solo. In realtà ora come ora, se avessimo meno shot speed sarebbe meglio con le homing tears, penso, perché riuscirebbero a curvare meglio contro i nemici. Però è comunque utile perché si colpiscono i nemici più facilmente. Warco Tanker lo prendo super volentieri. Assolutamente volentieri lo prendo.
Ho ancora trovato il negozio, vero? Che è soltanto uno. Almeno due, come on. Almeno due, come on. Grazie. Ma adesso mi ha dato due quando non c'ho estremo bisogno. Bastardo. Un'altra pillola nuova, non credo possa essere positiva. Stavo pensando, non credo possa essere buona per noi. Eviterei di prenderla perché è più probabile che sia negativa che positiva ora come ora. Perché abbiamo già trovato, credo, tutte quelle positive della run. Non credo ce ne siano altre da ottenere. Un altro cuore blu in una chest base, mamma mia che bella cosa. Molto gentile gioco. Dov'è lo shop? Eccolo qua. Oddio. Orribile questo qua. Orribile. Vaffanculo, lo shop. Ok, speriamo in questo. Ok, speriamo in questo. Treasure map. Meglio che niente. Hive mind. Mister Me. Non credo sia una buona idea. Credo sia meglio il nostro. Fa anche danni. Hive mind è ottimo. Soltanto che non c'abbiamo niente per sfruttarlo ora come ora. Quindi che ora io non so cosa mi potrebbe servire. Se fossi BFF lo prenderei. Mister Mi fa il mega satana. Perché ti apre la porta in automatico? Facciamo The Beast. Peccato perché questo negozio qua potrebbe essere più figo. Potrebbe essere un negozio molto più buono. Ho voglia di fare dei Beast, non Pokémon, facciamo. A questo punto stavo pure pensando di farlo, non volevo mettermi a fare qualcosa di differente. Avevo già deciso che non ci avevamo fatto a fare Mega Satan in questa run qua. Che sarebbe stato possibile, però. Grazie. Almeno tu che hai rossi. Abbiamo 5.5 di ratio. Come mai 5.5? Cosa abbiamo per aumentare il limite sopra il 5? Cosa abbiamo per aumentare il limite sopra il 5? Non ho idea. Non dovremmo averlo. Satana! Ecco le brimstone bombs che cercavamo nella scorsa run. Trovate. Erano qua. Erano nella run di Bethany. Ce l'ho fatta a trovare finalmente. Apri questo qua. Tables all room clear rewards. For no clear room reward. Brimstone bombs.
Non lo utilizzo. Non credo che lo utilizzerei le bombe, però, per attaccare. Posso prendere. Ma quanto fa nuovo adesso non mi serve a niente. Non credo mi serva nulla qua. Secondo me non serve niente qua. Prendiamo una cosa random. Apriamo il passaggio. Controllerei comunque la crust room. E non ci strength, è buono. Controllerei comunque la crust room. Perché sì. Per ovvie ragioni. Non sa mai. Il Guppy Dream è ancora vivo ora come ora. È molto improbabile, ma è ancora vivo. Speed up super volentieri. Forse Eden's Blessing rompe il limite. Non ho idea, proprio non so cosa possa causarlo. Non sono per niente sicuro. Quello lì lasciamo lì, non mi ispira. Un altro rano lo prendevo volentieri. Questo là invece. Questo creato è così importante per noi. E ci abbiamo già una build così già stabilita. Mi sembra una brutta idea. Non credo abbiamo nient'altro da fare. Ok, boss, dov'è? Non lo so. Secondo me però la stanza segreta è qua a sinistra. E lo era. Nice. Quello lì ce lo prendiamo per ultimo. Utilissimi ogni singolo stanza segreta, chiaramente. Tutti mi sono state incredibilmente utili. Non ce n'era una che era mediocre. Ah! Ok, cuori, yes. Finalmente comunque sta dando cuori. Ho dovuto passare 4 piani senza ottenere nessun cuore rosso. Happy Reaper, grazie all'abbonamento con Prime per 2 mesi prima di legno. Thank you. Non so perché ho contato sta stanza, visto che sapevo che non ci fosse niente, però. Avevo paura che mi colpisse la torretta lì. Aiuto. Non mi piace la stanza, non mi piace la stanza, portami fuori. Non so se l'ho mai incontrato questi cosi qua, non me lo ricordo onestamente. Che palle, Steam Seal l'abbiamo utilizzato una volta, mamma mia. Che sfiga. Abbiamo usato una volta Steam Sale. Che cazzo. Potrebbe essere super utile per la run. E invece. Una volta non c'avevo le chiavi perché il gioco non me lo dà. Una volta c'era il grid, una volta super grid, un'altra volta non c'era niente nel negozio. Faccio così che se ne frega. Non risolvo il puzzle. Direi decisamente non libera. Direi decisamente non libera. Non vorrei però perdere cuori qua. C'è il reroll, ma non. Devo prendere danni per utilizzarlo. Aspettiamo un attimo. Speriamo di ottenere dei cuori, anche se non credo che lo faremo. Super secret qua a destra. No. Ok. Mi è nascita proprio la bomba sopra le spine, bastardo di un gioco.
Di tutti i punti in cui si poteva aprire quella chest lì, in quale modo? Proprio quella direzione lì, eh? Non ci poteva essere un altro modo. Se sei un uomo prendi Libra. No, sono mezzo uomo, prendo Libra. Perché appunto sono mezzo uomo, mezzo donna. Perché fa 50-50. Ah, qua sono tre gratis. Vengeful Spirit, è nuovo? After taking damage spawns an orbital wisp that lasts for the entire floor. Maximum 6 they fire tears but do not block shots. È praticamente un wisp come ciò che abbiamo noi, però quando prendiamo danni invece di poter spawnare quando vogliamo. Ok. Cagnaz, grazie al abbonamento con Prime per 3 mesi, prima di bronzo. 4, concordo anch'io 4, non so cosa si riesca ma concordo appieno. Prendilo, prendilo, prendilo. Aiuto, 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 aiuto. Un cuore. Oh mio Dio, un cuore. Possiamo rerollare una volta. E poi non è tanto rerollare una volta. Possiamo dare una moneta a reroll tranquillamente. Fuck! Non volevo prenderlo. Non volevo prenderlo. Cercavo di passare qua in mezzo ma sono troppo grosso. Peccato. Possiamo comunque rirollarlo, penso. Però potremmo rischiare molto di più lì. Poteva uscirci qualcosa e ci rompeva la rampa. Per fortuna non c'era niente di negativo. Damage up torna utile. Abbiamo soltanto 7. 7 non è tantissimo, ma va bene. È accettabile. È incredibile. Ok, possiamo rirollare. Possiamo rirollare. Non ho mai trovato una sacrifice room in questa run qua. Come mai? Qual è il trigger che le fa spawnare? Ci dovrebbe essere una logica che le fa comparire o meno. Aia, bastardo. Ah, ah. Ok. Ok. Con i rossi di danno mi pare. Forse. No, no. Vola con le forbici e rolli le forbici. Ok. Sono le forbici che fanno volare queste qua. No. È quello che ti fa girare la testa attorno al collo, no? Ah, no, 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 sì, sì, mi torna. Quello giusto. Prendo comunque danno perché muovo il corpo, non la testa. Non cambia nulla. Sticky bomb, Tias? Qual è questo qua? Dio, gli ho damaged plus 60? Non mi ricordo qual è, ma prendiamo. Rischio di farmi male con le esplosioni così, ma non so che sia, quindi va bene. E quello lì è uno dei wisp che ho creato attraverso l'oggetto che ho trovato nella crosshead. Ok. Interessante. Allora, prendiamo l'Eternal Art. Cazzo che stiamo mai, che non mi interessa troppo. Prendiamo l'Eternal Art, prendiamo i cuori e poi andiamo via. Se raggiungiamo The Beast con tanti cuori e il Wafer, siamo in ottime condizioni, chiaramente. Molto, molto buone. Tears che si attaccano, crescono e poi esplodono tanto. Che fanno danno pure a te quando esplodono. Sì, quello lì me lo immaginavo. È tipo uno sgoblin ma con delle caccole esplosive. È Mr. 5 di One Piece.
No. Occupano un po' dello schermo le lacrime esplosive, eh. Occupano un pochino dello schermo. Leggermente. Bomba da Hero Machine. Non serve a niente perché ho già preso l'oggetto là dentro. Può comprarmi dei crawl space anche nella risalita? Non è vero. Non mi è mai capitato, quindi non lo so. Oh no. Qua spawnerò un sacco di torrette. Solo Vazel. Solo Vazel. È meglio di Strength? Questi 7.5 secondi di danno, mentre abbiamo Strength che ci dà un bonus per tutta la boss fight. È meglio Strength, credo. Non credo fermo troppissimi danni con 7.5 secondi e basta. Se fosse Mega Satana completo lo prenderei ovviamente immediatamente. Così faremo tutto The Beast con Mega Satana, il Mega Blast. Così 7.5 secondi non credo basti. Mi spiace per abbandonarli. Tra l'altro, com'è che si sbloccavano le soul off dei personaggi Tainted? Con The Beast? Qual è il metodo? Perché trovo sempre soltanto solo Vazze, non trovo mai altro. Hash più boss rush con i Tainted. Ok, ho capito perché non ne trovo mai altri, perché ho fatto tanto con Azazel, perché è l'unico che fa danni sin da subito ed è veloce. Ah già, devo utilizzare questo. Ok, se prendo danni devo tornare qua. Aiuto, non ci vedo un cazzo, ci sono troppe cose sullo schermo. Sono troppo grandi le caccole. Avere le lacrime così grosse non credo sia una cosa buona in questo caso, eh. Fa un po' di confusione con il tutto. Personaggio Tainted più Delirium. Non credo. Delirium l'ho fatto con molta più gente che con quello lì. Direi Boss Rush e Ash. Boss Rush e Ash credo l'ho fatto tanto con Azazel, mi tornerebbe. Ok. Non posso mandare quel cuore lì purtroppo. Tra l'altro, se io attivo una cosa con... mentre combatto Dogma, funziona anche per The Beast o meno? Non me lo ricordo come cosa. Cioè, se io utilizzo Strength contro Dogma, funziona anche per... per The Beast oppure no? Minchia, grazie, amichetto lacrime di ghiaccio. Mi sembra di no, ma non me lo ricordo. No, ok, infatti. Cuore blu, va bene. Era abbastanza sicuro fosse no, ma non ero certo, perché ovviamente tiene il dubbio, visto che è un boss, ma è diviso in due fasi, è un po' un casino. Se no Giuda con Pluck of Blight l'hai sbroccato. Perché no? Magari l'ho sbroccato. Esiste Tainted Azazel come personaggio e Tainted Lilith. Può essere sbroccato, lasciaglielo fare. Poveretto. Ti ha fatto qualcosa di male? A me no. Fai sì che sia sbroccato. Xlax non mi serve. Ok. Con Rock Bottom funziona anche con le carte, vero? Dovrebbe. Sì, che figo. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui trovo Rock Bottom e potrò utilizzare le carte in modo definitivo per potenziarmi. Grazie amichetti. Molto gentili. Non l'ho preso, incredibile.
un po' di punti vita, eh. Complimenti. Io cosa gli dono? Soldi. Cosa mi dai in cambio a te? Non lo ricordo, pensavo... Ah, mi dai delle moschine e... Spragnetti e... Cose rotten, credo. Pensavo di dovergli donare dei cuori per qualche motivo prima. In effetti però sopra il cartaceo c'è scritto soldi, quindi sono scemo io. Per questo non l'avevo utilizzato prima. No. Oddio, no, non mi serve comunque troppo adesso. Non mi serve neanche il mio trinket, ma non mi serve neanche quello lì, onestamente. Devo anche darti Rotten Baby. Se mi dà Rotten Baby sono contento. No, niente in contrario ad ottenere Rotten Baby. Quello potrei pensarci. Dammi Rotten Baby. Dammi Rotten Baby. Dammi Rotten Baby. Ho un sacco di soldi, ok, però potresti darmi qualcosa. Cosa? Non ho visto neanche cosa ha tirato fuori da... Dead Onion? No. No, non credo. Tier size up, già ce l'ho abbastanza grandi. Piercing Spectral Tears non mi serve contro Dogma e The Beast. Le mie lacrime già spaccano tutto. Ho tre semplicemente del range down e delle lacrime più grosse. Avrei delle lacrime gigante a quel punto lì. Ah, però piercing pluming è ottimo, quello è vero. Quello è vero. Siamo in ottime condizioni sia con range che con shot speed. Potremmo farlo. Ho paura che diventi troppo grande per lo schermo, però, poi lacrime. Già sono parecchio grandi. Prima ancora di esplodere. Non lo prendo comunque il... I Rotten Heart. No, non mi fido. Ah, spacca un po' le rocce più facilmente così. Nice. Ottimo. È proprio quello che mi serviva. Spaccare le rocce più in fretta. Sorry, Isaac. Non vedevo. C'era una roccia gigante sullo schermo che occupava metà schermata. Non sapevo che ci fosse un nemico. Si possono ottenere crawl space anche qui. Ho già le tiers al massimo, quindi non credo mi cambi nulla. Eh sì, mi dà soltanto dei shot speed in più, va bene. Si possono trovare dei crawl space anche qua dentro, ma non c'è niente qua dentro purtroppo. Un cuore. Ci curiamo, va bene. Sai grande sto piano. Abbiamo un sacco di utilizzi del nostro libro per il boss, tra l'altro. Ok. Non mi spawnare in testa, bastardo, va a cagare. Maledetto. Credo mi abbia spinto una delle mie fiammelle. Ok. Yeah. Direi su boss, non credo possiamo fare molto altro qua. Gioco di merda. Bastardi. Dammi. Qualcosa non sia Mom's Knife. Mom's Razor va benissimo. Mom's Razor va benissimo. Va assolutamente bene.
Il ring, ecco cos'è che volevo, il ring. Il ring per qualche danno in più sarebbe stato comodo. Quindi ci teniamo strength per... ci teniamo tutto per la seconda fase, secondo me. Mi tengo da parte. Le fiammelle e le cariche dell'ibu per la seconda fase. Mi tengo strength per la seconda fase. Secondo me dogma lo possiamo fare abbastanza easy. Easy. Credo. Penso di sì. Vedo un cazzo. Oh. Non sapevo neanche dove fosse lui per capire dove dovevo scansare. Non avevo idea. Ho lacrime troppo grosse, non vedo nulla. Non vedo nulla. Non vedo niente. Non vedo un cavolo. Explosive è stata una pessima idea. Non dovevamo prenderlo. Non ci vedo un cazzo, anche se fa un sacco di danni, ma non ci vedo un cazzo. Cos'è? Ok. Ok, va bene. Ho fatto degli attacchi strani stavolta. Non ho mai fatto i laseroni. Né il Beyblade. Petrificarlo però è molto buono, quello sì. Il problema è più dedo. No, il problema non è Zonio. Assolutamente no. Lacrime raggio gigantesco da prima. Ho preso due tier size up prima. Con Diplopio. Ok, strength e poi vado subito di spam, secondo me, di raggio laser. Non vedo un cazzo. Non vedo nulla. Non vedo un cazzo. Porca vacca, non vedo nulla. Lacrime, state dietro al bosco, almeno ci vedo qualcosa. Perché dovevo coprirlo completamente? Stesso ho detto sarebbe buono. Beh, danni comunque, eh. Pretty good. Ah, l'ho pietrificato prima di entrare nello schermo. Tipo del naso. Ok. Panico. Cassius Clay, me lo tiri in testa. Uccidi le lacrimucce, le whisper che non posso farci troppo. Sono troppo grosso, il cerchio è troppo largo. Addio, esplodi adesso, lo sapevo. Ok. Satana. The Beast, vieni qua. Comunque è bellissimo sul design. Penso che a livello di design è il mio boss preferito del gioco, lui. Forse è il mio boss preferito in generale del gioco, The Beast. The Beast con Dogma. No, no. Ho messo in pausa il respiro.
Cuphead improvvisamente. Forse perché mi ricorda Cuphead. Potrebbe essere per quello, sì. Non è una brutta deduzione. Lo sto sciogliendo comunque. Lo sto sciogliendo. The sky above cracked open and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down... Easy. Abbiamo tutto fatto tanti completion mark, ma abbiamo fatto uno importante. E avevo voglia di farlo. Si è colpito sulla volta da dogma perché c'avevo schermo coperto da mille cose, non vedevo un cazzo. Voglio fare una challenge adesso. Lo dico subito perché sennò poi parte il pronostico. Non so però quale challenge. Mi ricordo che questa è una di quelle più strane, quella tutto randomizzato. Forse fare quella tutta randomizzata giusto perché è assurda. Sì, The Beast ho fatto damageless, però non credo sia la prima volta che ho fatto The Beast no damage. Credo l'avevo già fatto in passato. Come ho già fatto anche Dogma no damage, credo aver fatto anche The Beast no damage. Secondo me ci starebbe fare la 45. Ultra hard per divertirsi un sacco. No, sono a posto. Fa cagare ultra hard. Direi di fare la 45. Ma Eden's Blessing funziona per le challenge? Non credo. Non credo. E vorrei fare questa qua. Perché è tutto randomizzato. È il gioco con ogni singola cosa random. Non sappiamo cosa raccogliamo, non sappiamo che nemici incontreremo, non sappiamo che potere abbiamo, è tutto random. È tipo Tainted Eden, ma ancora più esagerato. Coccio bomba, grazie abbonamento con Prime per 10 mesi, thank you. Pronostico, si può fare un pronostico per questo qua? Isaac, sai che non ci voglio di farlo, no? Sì, ci può stare un pronostico questa qua, dai. Penso che sarà difficile vincerla. Però si può fare un pronostico. È letteralmente... Non si può predictare nulla ed è una run competente random. Ma se volete fare il pronostico si può fare. Io l'ho vinta per culo. Credo che tu possa vincere soltanto a culo questa challenge qua. Credo sia semplicemente una run a culo. La mia skill credo che importerà abbastanza poco. Pronostico: Matteo Pini, grazie al abbonamento con Prime per 2 mesi, è di legno. Però stai bene rasato, thank you. Voilà. Non ho neanche più le righe ormai. Che è un downgrade secondo me, perché c'è gente che se le fa apposta per avere il taglio specifico in quel modo. Adesso non c'ho neanche più le righe lati. Ci sono un minimo, però non sono più così evidenti. Sono pian piano scomparendo. Peccato. Devi battere del modo per completarla. Non so chi devo battere. Bisogna entrare nella challenge per vedere chi devo battere. Credo... Da quel che mi ricordo era tipo Mega Satana, Blue Baby, The Lamb, una cosa del genere. Devi battere Blue Baby, ok, devo battere Blue Baby. La chat ci dice che l'obiettivo è Blue Baby. Ti è piaciuto Thor Love and Thunder? Il giusto. Era carino. È un altro Thor Ragnarok. Io di base non sono il più grande fan di Thor Ragnarok. 57k sulla morte? Nice. C'è Enigma con 134.000 bacche sulla vittoria, però. Ah no, sulla mia morte. Ok, infatti dicevo. Stavolta sono al contrario, strano. E c'è Francesco con 50.000 bacche sulla mia vittoria. Uff. Francesco con 50k bacche sul sì. Spero per lui che gli vada bene. Guadagna tipo 250.000 bacche se vince. Però io ho sentito gente a cui è piaciuto un sacco Ragnarok, a cui ha fatto cagare. Alcune cose sono fatte meglio, alcune cose sono fatte peggio, dipende da cosa ti piace. Va bene.
Sì, Blue Baby. Si inizia con Cellar. Ovviamente la stanza è quella della chest, chiaramente. Non c'è musica. Ora c'è musica. Le rocce sono quelle del corpse. Sono partito con un oggetto aggiuntivo. Credo che sia dovuto a Death's Blessing. Perché qua c'è un oggetto. ...57 monete per questo qua. May Effect Familias. Shop da. Grazie mille, gioco. Bellissima descrizione. Ma se riesco ad avere il pronostico resta? Yes. Ok. Azaz. Ho leggermente meno velocità, ma ho leggermente più fortuna. Ok, vabbè. Questo potremmo utilizzare se troviamo un sacco di cuori blu, rossi. Potremmo. No, quell'oggetto è della challenge. Ah, ok, bene. È l'oggetto che ti bugga tutto e te lo trasforma in questa challenge qua, allora. Ero partito con qualcosa, quindi dopo scontato fosse Death's Blessing. Se finisco la challenge, mi fa sbloccare questo oggetto qua che posso utilizzare per il resto del gioco. Ok, non ho più l'amico Miao. Ok. Un sacco di monete. Oh mio Dio. Se i nemici mi droppano roba siamo in buone condizioni. Ma lei c'è battuta? No. Se i nemici ci droppano un sacco di roba siamo in buone condizioni. Se non ci droppano niente non fa nulla come oggetto. Perché spawnano soltanto quando raccogliamo monete o chiavi o roba simile, che di solito le ottieni quando è finita la stanza. Quindi non è il massimo. Potrebbe essere più forte. È sotto prova da vedere, bellissimo. È abbastanza inutile, però è fighissimo. Posso anche avvelenare i nemici in qualche modo. Ogni tanto mi esce una lacrima velenosa. Ragman come primo boss non è il massimo. Dai, non è morto? Ho colpito 40 volte. Non rievocarli, stronzo. Non rievocarli, che non c'ho i danni. Uff. Sacrific. Ha 12 cariche. Adesso ha anche un cuore nero. Ok, va bene. Controlliamo la stanza segreta. Potrebbe tornare utile, no? Se solo fossero... Se solo non fossero temporanei e fossero definitivi. Se sei uomo lo usi. Sì, sì, tanto dopo lo utilizzo. E poi non è che su me funziona la cosa se sei uomo, ve lo dico subito. Prendo la carta. The Tower. Potrebbe essere una carta migliore. Prendo anche questo. YOLO, ragazzi, abbonamento con Prime per 6 mesi, prima d'argento. Po lol. Thank you, grazie mille comunque. Grazie mille comunque. Bellissimo messaggio, ha toccato proprio il mio cuore. Vediamo che fa. Lo utilizzo contro il primo nemico che incontro, penso. Lancio una mega bomba. E fa partire una risata nella stanza. E mi ha spawnato lui come familiare. E ho le lacrime e shield. No, solo esteticamente c'hanno lo shield, ma non ce l'hanno a livello di gameplay. Ottimo. Non c'è musica.
questo non mi fa danno, giusto? Ok. Mi sarebbe avere un boost al danno, eh. Ora come ora 3 di danno sono abbastanza poco. Death Certificate. Ah, un altro oggetto attivo. Che mi causa anche questo. L'aura attorno a me, ok. Domando se mi spawna un familiare in modo definitivo, però, quello che abbiamo appena trovato. Anche questo spara una bomba, ok. Ma la bomba era più piccola. E per qualche motivo è andata a destra nonostante sto sparando a sinistra. Certo. Pensa che è strano a giocare The Binding of Isaac, eh? Molto strano. Mi tengo questo qua. Perché se mi spawna un familiare nuovo ogni volta potrebbe tornare utile. Funziona a spawnare le tue bombe sono infinite nella stanza del tesoro se cambio oggetti attivi di continuo? Maybe, ma credo servirebbe a nulla comunque. Vediamo. Brimstone. Brimstone. Sì, posso crearne infiniti di brimstone così. Posso farne quanti voglio. Beh, ma rimangono? No. È solo per il gusto di farlo. Se rimanessero non prenderei più nessun oggetto per il resto della run e cercherei di vincere soltanto così. Perché penso che scioglieremo ogni cosa in questo modo qua. Purtroppo però non sono definitivi, sono soltanto temporanei. Lo può fare con il trinket. Lo posso fare con il trinket. Quello è vero, è molto scomodo, posso farlo con il trinket. Quindi se faccio così. Ecco. L'hanno coperto e non posso prenderlo. Se c'ho la carta e c'ho il trinket, posso tenerne due in automatico. That's pretty good. Non è male. Possiamo utilizzarlo a nostro favore, assolutamente. Assolutamente sì. Beh, ho bisogno comunque di punti vita. Non credo che possiamo finire la run semplicemente così. Prenderei comunque qualcos'altro. Non troppa roba. Però qualcos'altro lo prenderei. Non mi ha cambiato le caratteristiche per adesso. E non sappiamo cosa fa quello che ho appena preso. Ok. Non prenderei questo. Non credo sia una buona idea. Scendiamo. Negozio, trovare il negozio. Nel negozio possono essere cuori blu per tenermi in vita, è utile. Può servire. Sono con degli effetti casuali altrimenti far comparire il trofeo che ti fa vincere la challenge, è vero? Ci starebbe secondo me. Sarebbe a tema con il tipo di challenge. Tanto punto sono sbagliato che pillola niente purtroppo nulla di quello che potessi volere solo questo giusto per caricarlo prendiamo la pillola uguale il mio obiettivo per adesso è utilizzarlo per spawnare roba quindi non cambia che oggetto abbiamo. Speriamo che comunque l'oggetto attivo non ci stia pian piano fottendo la run mentre non lo stiamo capendo. E spero semplicemente che mi spawni dei familiari di a tempo indeterminato. Spero. Vediamo se c'è ancora la testa blu. No, ok. Attiva un familiare per un singolo piano, in poche parole, questo oggetto attivo qua.
Sì, esattamente quello. Fa esattamente quello. Ti spawna un familiare per un singolo piano. C'è di meglio. Ok, pronti? Bravi. Bravi cosi. Oddio. Sì, lo so, sto già facendo, De Franco. Te. Di nuovo, non fa niente di evidente il che non è il massimo. Oh no. Perché è successo? Cosa l'ha causato quello? Oh. Posso volare ora? Ma spawnano dei nemici a random che mi esplodono in faccia d'ora in avanti. Comodo. Molto comodo. Molto utile anche. Super comodo. Assolutamente. Assolutamente è fattibile una rana in questo modo qua. Si può assolutamente vincere così. Non vedo perché non dovremmo riuscire a vincere con... con dei nemici che mi spawnano in testa ogni 3 secondi. Mi sembra assolutamente normale. Dammi infiniti cuori. Non è proprio infiniti cuori, però... erano dei cuori. Cazzo. E che cazzo. E che cazzo. C'è un piccolo problemino qui. E che cazzo, basta. Basta. Abbiamo un problemino. E che cazzo, basta che spawna una volta e mi spawna. Spawno pure uno spawner. Manco uscisse una farfallina. Esce uno spawner, cazzo. Mi piace questo qua, lo vorrei comprare, grazie. Di nuovo, non fa niente a quanto pare. Ok, what the fuck. Ora sono molto più veloce. E le mie caratteristiche fanno più schifo. Posso comunque spawnare. Sì, posso comunque spawnarli. Pensavo di aver perso l'effetto negativo. Invece no, c'è ancora l'effetto negativo. Semplicemente adesso faccio meno danno e sono più veloce. Ok. Sembra un fair trade. Ottimo. Ok, si è rivelato di nuovo tutto. Ok, sono esploso con roba strana. Ok, ho sconfitto il boss. Bene. Tutto come calcolato, direi. Esattamente quello che dovrebbe succedesse. Perché ogni tanto mi si rirolla l'intera run? La domanda, perché ogni tanto si rolla l'intera run? C'è una ragione specifica? Dai, smetti di far spawnare roba. Ok. 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 No, ma fattibile questa stanza qua. È assolutamente fattibile come stanza.
No problem. Si può, cioè, possiamo vincere sta run qua. Se passa troppo tempo fa respawnare l'intera stanza, a quanto pare. Ogni volta che mi rolla la run fa pure respawnare l'intera stanza. Siamo bloccati con l'inventario infinito. Non possiamo fare nulla. Ok. Era una stanza infinita. Era diventata una stanza infinita. Ogni tipo tre spari mi resettava la run e restava anche la stanza. Un attimo così, ti prego. In questo momento sono molto stanco dopo questa qua. Nonostante sia durato 10 minuti, mi ha distrutto mentalmente. Palesemente skin issue. Però questa è una delle challenge che prima o poi devo battere, perché è una delle più interessanti. È un incubo ed è zero skill, però devo battere prima o poi questa qua. Devo prima o poi decidere di mettermi un sacco a farla e cercare di sbloccarla. Non so neanche quale sia il premio per fare questa challenge qua, però prima o poi lo devo fare. Oggi live corta. Sono stanco oggi. So perché. Ho dormito pure bene stanotte. Oggi ranco. Oggi live corta. Mi spiace, gente. Le M50K no. Te l'avevo detto che era super random. Era difficile vincessi. Te l'ho avvisato, Francesco. Mi spiace. Se tutto va bene, domani. Perché dico se tutto va bene, perché deve venire fino a casa mia, Fro. Quindi. Dobbiamo sperare che riesca effettivamente a raggiungere casa mia. Se tutto va bene, domani abbiamo. Puoi far partire di nuovo musica? Grazie. Abbiamo spacchettamento. Che non sarà male come cosa da fare. Forse con la sua telecamera addirittura, quindi non. Non ci sarà problema della telecamera che si spegne. E dovrebbe essere pure di una qualità maggiore. Se si ricorda di prenderla. E domenica Cult of the Lamb. Tanto spero che abbiate apprezzato il video di Mario Odyssey di oggi. Mario Odyssey 64. Sta andando abbastanza bene, quindi sono contento. Non so se farò quello finale, devo pensarci. Perché non è successo niente di troppo interessante nella parte finale. Ci penserò comunque. Perché vogliamo fare un raid per concludere today? Sono tutti che ci stanno giocando Cult of the Lamb. Solo che immagino che saranno più avanti di me, mi stanno tutti giocando, quindi non vorrei fare raid a loro. Facciamo raid a team. Perché è l'unico che non sta giocando a Cult of the Lamb ed è più avanti di me. È l'unico che sta facendo qualcos'altro. Quindi facciamo raid a lui. Quanti anni hai fatto di Cult of the Lamb? Ho battuto il primo boss importante. Va bene, gente, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani con Sabaku dai capelli lunghi. Per aprire le carte di Yu-Gi-Oh! Buonanotte a tutti. Stanco? Non so perché. Infatti oggi ho bassa energia.